Marco Pantani avrebbe compiuto proprio oggi 50 anni. Un compleanno che, come spesso faceva, probabilmente avrebbe festeggiato con la famiglia e la sua gente, quella di Cesenatico, dove era nato mezzo secolo fa. Dolore, incredulità e sconforto accompagnano ancora il suo ricordo. La sua morte, il prossimo San Valentino saranno passati 16 anni, provocata accidentalmente da un'overdose di cocaina, come ha sentenziato la magistratura, per molti ancora avvolta dal mistero. Per la madre Tonina, che in questi anni non ha mai voluto credere a questa verità processuale, il suo Marco è stato ucciso da qualcuno. Dubbi che forse non verranno mai sciolti, come probabilmente non si saprà mai se dietro l'esclusione del pirata dal Giro d'Italia del 2000 ci sia stata la lunga mano della criminalità organizzata e delle scommesse clandestine da lei gestite, come sostengono in tanti, compresi alcuni galeotti ex camorristi. Non doveva vincere lui quel giro. A Madonna di Campiglio, alla partenza della penultima tappa, con la maglia rosa sulle spalle e la vittoria finale ormai in tasca, venne fermato perché trovato, o fatto trovare, con l'ematocrito più alto della soglia. Da quel giorno Pantani non è stato più lo stesso, quel campione che veniva dal mare ma che in montagna era il più forte di tutti, capace di vincere nello stesso anno, il 1998, Giro d'Italia e Tour de France. Una parabola discendente fatta di depressione, di solitudine e di droga, fino all'epilogo del 13 gennaio del 2004, quando venne trovato cadavere a Rimini, in una stanza d'albergo, a soli 34 anni.